cari concittadini, come già preannunciato, non posso che portarvi tutta la mia preoccupazione per l'andazzo che si sta avendo in città, perché le notizie diramate circa una riapertura, una ripresa delle attività a partire dal 4 maggio hanno ingenerato in ognuno di voi, da un punto di vista psicologico, il convincimento che la pandemia a San Severo è stata superata, che la problematica è stata ormai brillantemente risolta e che quindi si può tranquillamente girovagare, andare in giro quasi come nella normalità. Devo dire che ieri ho girato insieme alla polizia locale un po' le vie della nostra città e mi sembrava di trovare una città che avesse ristabilito la propria normalità. Bene, voglio dirvi che così non è. Voglio dirvi che se qualcuno di voi pensa che il problema a San Severo si sia risolto e che quindi si possa tranquillamente andare in giro, bene, io lo devo smentire. Lo devo assolutamente, devo confutare questo pensiero. Perché i dati ci danno un racconto molto preoccupante. La narrazione che ci arriva dei dati è estremamente preoccupante. Vi raccontavo nell'ultima diretta che seppur in maniera molto timida, molto ridotta, si registrava qualche trend positivo. Si era cioè scesi un attimino, sempre però restando al di sopra dei 50 casi positivi, quindi sempre nella zona rossa. Però dai 70 e qualcosa che avevamo si era arrivati a 55-56 casi positivi. Questo la settimana scorsa, l'ultima diretta, tant'è vero che dicevo, sebbene ci sono dei segnali, anche se piccoli, anche se minimi, positivi, continuiamo a tenere duro per non vanificare lo sforzo che abbiamo compiuto, quello che abbiamo fatto in queste settimane e in questo mese. Dopodiché il trend è ripreso a salire e in una settimana i dati aggiornati al 22 aprile, ed oggi è 25 aprile, quindi anche di qualche giorno fa, quindi non è aggiornatissimo alla data odierna, però al 22 di aprile i dati che ci sono stati trasmessi formalmente dalla prefettura ci segnalano un incremento importante. Un incremento assolutamente importante perché superiamo i 100 casi positivi. 109 positivi che diventano 104 in presenza di alcuni decessi. Ribadisco, dato al 22 di aprile, significa che giornalmente abbiamo un incremento di casi positivi a due cifre, alcune volte anche abbondantemente sopra le due cifre, 13, 14 casi positivi da un giorno all'altro. Questo fa sì che in questa situazione, con questa trascuratezza, noi da questa problematica non ne verremo fuori mai. Qualcuno mi ha detto non urlare, io non urlo, ma sono molto arrabbiato, sono molto preoccupato, perché obiettivamente la situazione comincia ad essere pesante. Questa situazione comincia ad essere non più sopportabile. Lo so bene, adesso starete scrivendo, fai più controlli, a parte il fatto che il sindaco non è uno sceriffo e i controlli sono demandati alle forze di polizia che sono autonome rispetto al sindaco e rispetto all'amministrazione comunale. Ma l'ho detto già un miliardo di volte e non ho difficoltà a ripeterlo anche oggi, che il problema più che di controlli è di consapevolezza, di presa coscienza, che la problematica esiste ed è grave, perché non riusciremo mai, anzi non riusciranno mai a controllare ogni angolo di strada della nostra città. Prima di entrare in diretta, segnalazioni di condomini dove si riuniscono. Bene, se si pensa che le forze di polizia debbono controllare ogni condominio, tutti i condomini che ci sono a San Severo, diciamo una cosa irrealizzabile, diciamo una cosa irreale. La cosa che invece dobbiamo dire è che questi cretini che si riuniscono il giorno del 25 aprile a 10-12 persone in un'abitazione non hanno capito che
a fronte di quello stare insieme, corrono un rischio molto grave, molto alto, perché questi dati fanno riferimento a coloro i quali hanno avuto dei sintomi e quindi sono entrati nei radar dell'ASL. Ma chissà quanta popolazione in giro c'è che è positivo ma è asintomatico, cioè non avverte sintomi, eppure gira e può trasmettere il virus ad altre persone. Allora, la cosa che io ribadisco, tutti i controlli, sto sermone è anche diventato stancante, fate i controlli, non si può controllare ogni centimetro della città, è chiaro o no? È chiaro che non abbiamo a disposizione risorse umane tali da poter controllare tutto. Allora, la prima cosa è che ognuno di noi deve capire che per volere bene a se stesso deve rinunciare al pranzo con gli amici e coi parenti del 25 aprile. Non è la fine del mondo se il 25 aprile si pranza soltanto del proprio nucleo familiare, con quelli che appartengono al proprio nucleo familiare. Non è necessario invitare il fratello, la sorella, il cugino, l'amico a stare insieme a pranzo. Non finisce il mondo se accade questo. Ma l'esigenza è di uscire, di venire fuori da questa situazione di impasse. È quindi una situazione molto grave e molto preoccupante. E io chiedo la collaborazione a voi. Molti di voi stanno collaborando e li ringrazio. Perché l'altra volta dissi, nel momento in cui notate situazioni strane, segnalatele alle forze dell'ordine, o se non avete voglia o il coraggio di farlo alle forze dell'ordine, utilizzate il tramite del sindaco. Questa cosa in qualche situazione è avvenuta e il sindaco non ci ha messo neanche un secondo a avvisare le forze dell'ordine. Nel momento in cui si registravano situazioni anomale o di assembramento o di trasgressione rispetto alle regole date. E ribadisco ancora una volta, nel momento in cui ci sono situazioni del genere, alle forze dell'ordine segnalatele o in subordine, se volete, al sindaco. Questa disponibilità continuo a darla. La cosa preoccupante che mi dispiace molto in questi giorni è che in una situazione così complicata, così compromessa, così difficile in cui viviamo, bene, c'è gente che approfitta della situazione per consumare dei reati, tra l'altro reati molto odiosi, perché spesso vedono vittime persone deboli. Nell'altra diretta raccontavamo di anziani, adesso raccontiamo di attività ferme, che dopo il blocco cagionato dal virus hanno dovuto subire, dopo il danno, anche la beffa di essere derubati da persone piccole che valgono la metà di niente. Coloro i quali in questi giorni e ultimamente hanno commesso dei furti anche a danno di attività di ristorazione, che sono notoriamente fermi ormai da oltre un mese, con tutto quello che ne consegue. Bene, questi si dovrebbero vergognare, perché sono degli uomini che non valgono niente, e soprattutto non valgono niente coloro i quali acquisteranno da questi la refurtiva. Perché immagino, nel momento in cui si ruba una piastra o si rubano delle bottiglie di vino, è inimmaginabile che l'autore del reato possa lui medesimo consumare tutte le bottiglie rubate. Migliaia di euro di furto probabilmente lo destinerà a un commercio sommerso in cui lui è davvero una persona schifosa, che come ho detto prima vale meno di niente, anzi la metà di niente. Ma ancora più schifoso è colui il quale, ristoratore o regolare cittadino, si approvvigionerà di quelle bottiglie di vino che sono il sudore e le lacrime di quelle persone a cui sono state illegittimamente sottratte. Si deve vergognare chi ha rubato e si deve vergognare chi in queste ore verrà in possesso di quelle bottiglie di vino o di qualunque cosa oggetto di reato. In un momento come questo, dove dovremmo essere tutti vicini, soprattutto coloro i quali in questo momento soffrono, dovrebbero sentire a sé vicina la comunità,
non la dovrebbero sentire avversaria, non la dovrebbero sentire ostile, anche in quella parte di comunità che normalmente delinque. A costoro dico, questa vostra attività delinquenziale, abbiate il buon gusto di fermarla, di sospenderla in questo momento. Perché se quell'attività delinquenziale è deprecabile, riprovevole da un punto di vista morale in tempi normali, adesso che non siamo in termini normali, è ancora più reprovevole. Ma io mi rendo conto che questa è gente che una coscienza non ce l'ha. Quindi mi rivolgo a una coscienza che non esiste. Però voglio manifestare alle vittime di questo reato, a chi ha subito questo reato, la solidarietà del sindaco e della città di San Severo. Noi siamo a loro vicini in questo momento di grande, grandissima difficoltà. A tutti coloro i quali, a quegli anziani che dicevo la volta scorsa, ma a tutti quegli esercenti che in questi giorni cadono nella rete dell'attività delinquenziale cittadina. Le forze dell'ordine faranno tutta l'attività investigativa per individuare il colpevole. E nel momento in cui il colpevole di questi fatti dovesse essere individuato, avrà tutta la condanna della città di San Severo, che in questo momento vorrebbe invece unirsi accanto a queste persone che vedono una situazione di grande, grandissima difficoltà. Quindi solidarietà a tutti loro dal sindaco e per il tramite del sindaco da parte di tutta la città di San Severo. Noi, cari cittadini, come abbiamo già detto altre volte, stiamo compiendo uno sforzo enorme per stare vicino a chi in questo momento si trova in una situazione di difficoltà economica, se non di assoluta indigenza. Lo abbiamo fatto attingendo da quei fondi regionali, mettendo anche dei fondi comunali. Sono state prodotte in queste settimane 2.200 domande. Quindi abbiamo oggi un dato che si stabilizza in 2.200 persone che chiedono aiuto al comune, chiedono assistenza, chiedono supporto. E da questo punto di vista, avendo adesso la contezza, la conoscenza precisa della platea di cittadini che chiede di essere assistita e supportata, da un conteggio delle risorse fatte abbiamo anche pensato di rimodulare, di rivedere, incrementandone l'importo, dei contributi che destiniamo alle famiglie bisognose. In precedenza, voi sapete, avevamo previsto determinati stanziamenti, oggi siamo nella convinzione di poter incrementare in positivo quegli importi, dando un supporto maggiore alle famiglie. Allora, partiamo da un dato. Coloro i quali hanno prodotto domanda sino ad oggi, 25 di aprile, al termine di questa mia diretta sarà già disponibile sul sito il link della nuova domanda che dovranno riformulare e che scadrà il 4 di marzo, quindi di maggio. Quindi da oggi sino al 4 di maggio prossimo venturo potranno riproporre la domanda. Naturalmente è anche attivo sin da subito, da lunedì, un numero dove ognuno di voi potrà chiamare per avere informazioni, un numero dedicato a dare solo informazioni, diverso da quello che abbiamo dato le altre volte, che invece riguardava gli anziani, il pronto farmaci e l'assistenza. Questo numero a cui da lunedì potrete chiamare per avere ogni informazione, oltre ogni ausilio ritenuto necessario per produrre telematicamente la domanda, è lo 0882 339 442. Ripeto, 0882 339 442. A questo numero, coloro i quali avranno difficoltà, problemi nella compilazione o nell'invio telematico della domanda, che da stasera è già disponibile sul sito,
da cui potete attingere, coloro i quali avranno, dicevo, avranno difficoltà, possono chiamare questo numero e chiedere informazioni e chiedere aiuto. In precedenza avevamo stabilito un'erogazione settimanale del contributo. Ci siamo resi conto che probabilmente, più che un'erogazione con cadenza settimanale, più opportuno, più agevole, più semplice anche per l'ufficio, un'erogazione del contributo con cadenza mensile. Quindi non verrà più erogato settimanalmente, ma mensilmente. Gli importi che sono stati fissati da una delibera di giunta, perché quello che vi sto raccontando costituisce oggetto di una delibera di giunta, prevede un'erogazione al capofamiglia, naturalmente parliamo di erogazione mensile, di 160 euro al padre di famiglia, al capofamiglia. Ogni componente della famiglia mensilmente avrà 40 euro. Questi 40 euro si raddoppiano e diventano 80 euro se nel nucleo familiare vi è un componente di età inferiore ai 3 anni. Perché si raddoppia la posta per componenti di età inferiore ai 3 anni? Perché ci siamo resi conto che le spese di sostentamento di un bambino di 2 anni sono certamente superiori alle spese di sostentamento di un ragazzino di 10, 11, 12 anni, tenuto conto dei pannolini, tenuto conto delle pappine, gli omogenizzati, tutto quello che occorre per mantenere, per dare l'occorrente a un bambino che ha meno di 3 anni. Quindi ribadisco, ripeto, cadenza mensile 160 euro al padre di famiglia, 40 euro ad ogni componente, 80 se il componente della famiglia ha un'età inferiore ai 3 anni, e quindi di fascia di età compresa dai 0 ai 3 anni. Chi può fare domanda? La domanda la possono fare esclusivamente coloro i quali hanno residenza o domicilio nel comune di San Severo. Pare scontata questa precisazione e non lo è, perché dalla prima ondata di domande, tra quelle 2200 domande, vi erano anche persone che avevano inoltrato istanza e non avevano domicilio e residenza nel comune di San Severo. Addirittura erano irreperibili perché non rintracciabili dall'ufficio anagrafe. Coloro i quali dalle nostre liste anagrafiche non avranno ufficiale residenza o domicilio nel comune di San Severo e che quindi formalmente, ufficialmente sono da ritenersi irreperibili, non saranno i beneficiari del contributo. Il contributo, nella misura che vi ho poc'anzi specificato, è la misura massima. Poi verrà diciamo modulato anche sulla base degli introiti della famiglia al netto di fitti e mutui. Quindi coloro i quali avranno una certa capacità reddituale avranno il contributo nella misura massima. Coloro i quali invece avranno una capacità reddituale superiore vedranno proporzionalmente ha limitato il reddito. Si arriverà poi fino all'ultima fascia, quella diciamo meno bisognosa, in cui in sostituzione al contributo monetario verrà riconosciuto il pacco alimentare. Perché abbiamo scelto di fare così? Abbiamo scelto di fare così perché in questo momento riteniamo che tutti debbano essere aiutati in misura diversa, in misura proporzionata rispetto all'effettivo stato di bisogno. Quindi cerchiamo di non lasciare fuori nessuno, quindi anche coloro i quali hanno nel loro reddito, diciamo, il limite massimo indicato nella delibera di giunta, in sostituzione del contributo economico vedranno riconosciuto il pacco alimentare. Quindi la raccomandazione che vi faccio è di attivarvi subito sul sito per scaricare la domanda. Il termine finale di scadenza per la presentazione della domanda è il 4 maggio del 2020. Se avete difficoltà, problemi e avete necessità di essere assistiti dall'ufficio, il numero a cui potete chiamare è lo 0882 339
442. Naturalmente queste, come funziona il sistema per i percettori di questo contributo economico? Come funziona? Abbiamo deciso, ve l'ho già detto, di non dar luogo a nessun coupon, nessun buono cartaceo, anche perché ci siamo resi conto che poteva costituire oggetto di mercimonio, di commercio, chi se lo vende, chi se lo presta, chi... quindi il contributo verrà accreditato direttamente agli aventi diritto sulla tessera sanitaria. Quindi non c'è bisogno di venire qua, o nel momento in cui la domanda telematicamente viene prodotta e viene riconosciuto il diritto, l'importo a cui si ha diritto verrà direttamente accreditato sulla tessera sanitaria. La tessera sanitaria funziona come un bancomat, naturalmente negli esercizi commerciali che si sono inseriti in quel sistema di rete. Allo stato attuale io faccio invito a tutti gli esercenti della città di San Severo di accreditarsi, di entrare in questo sistema, perché come ho detto prima noi abbiamo interesse a che tutti lavorino e abbiamo interesse ad evitare qualsiasi possibilità di assembramento. Quindi maggiore è il numero delle attività commerciali che si accreditano, minore sarà la possibilità dei cittadini di concentrarsi tutti nello stesso esercizio commerciale. Quindi più alto è e maggiore è la platea di esercenti, minore è la possibilità che ci possano essere assembramenti. Allo stato attuale c'è un avviso a cui tutti gli esercenti possono fare domanda con una semplice mail, viene trasmessa una mail e l'ufficio poi direttamente chiama diciamo la persona che ha fatto la domanda per concertare e per attivare questo sistema. Allo stato attuale gli esercizi commerciali che hanno si sono accreditati in questo sistema sono, io ve ne do lettura, alcuni sono già attivi, altri in attesa di attivazione. Benzina Bevande SRL, in attesa di POS, quindi nei prossimi giorni sarà possibile andare anche da Mezzina. Forno San Rocco di Antonio Cascitelli, in attesa di POS. Selvaggio Vincenzo, in attesa di POS. Cinzia Olearia, anche questa in attesa di POS. Alfredo SRLS, già attivo. Macelleria Bellotti Vincenzo, in attesa di POS. Supermarket Delfino, in attesa. Cooperativa Sociale Attivamente, in attesa di POS. De Bellis Pietro e Bruno SNC, in attesa. San Severo SRL ex Farmacia Fabrizi, è in attesa. Il Pifferaio di Palladino Ciro Luca, è in attesa. Business Antonio Mazzocco, in attesa. Supermercato Deco, è già attivo. Super Risparmioso, già attivo. Mago Gest SRL, il DOC, è già attivo. Conad Megastore, è già attivo. Farmacia Ariano, già attivo. Despar, da attivare. Naturalmente questo elenco lo potrete consultare sul sito quotidianamente e quindi potrete prendere visione di chi è già attivo, di chi ha fatto domanda e è in attesa di attivazione, chi invece è in attesa materialmente di ricevere il POS per poter procedere alla lettura della tessera sanitaria. Questo è l'elenco ad oggi, però ognuno di voi può andare sul sito internet e verificare quotidianamente l'elenco degli esercizi che si sono accreditati e quelli che sono già attivi o in fase di accreditamento. Voglio anche dire che questi soldi, questi importi che vi vengono accreditati nella misura poc'anzi specificata che vi ho raccontato, sono spendibili fino al 31 di luglio del 2020. Che cosa sto voglio significare? Che se sulla mia tessera sanitaria per il mese di maggio è stato accreditato l'importo di 280 euro, se la mia spesa mensile, dico per dire, è per importo inferiore a quello accreditato, il residuo 10, 20, 30 euro, quel che sia, non speso in quel mese, non è che viene ad essere perduto, ma va comunque
a rimorchio sulla mensilità successiva. Ed è spendibile questo importo fino al 31 di luglio del 2020. Quindi lo abbiamo previsto per evitare che un qualsiasi nucleo familiare, pur di spendere, procede a spese inutili. Allora tranquilli, se riuscite attraverso le capacità di bravi amministratrici, delle nostre mogli e compagne e donne presenti in casa, spendete di meno, quell'importo non speso non va perduto, ma lo potete spendere anche nel mese successivo e comunque fino al 31 luglio del 2020. Voglio anche dire che con uno sforzo notevole, perché c'erano una serie di nuclei familiari che avevano prodotto domanda nel mese da novembre a gennaio per contributi fitto, che nella settimana scorsa sono stati erogati i contributi per il fitto a 205 nuclei familiari. Abbiamo accelerato perché abbiamo anticipato noi comune i fondi regionali che ci sono già stati riconosciuti, ma che materialmente non ancora ci vengono accreditati. Lo abbiamo fatto perché i tempi di attesa e di accreditamento dei fondi regionali comportavano qualche ritardo. Allora, siccome le nostre famiglie si trovano in una situazione di grande difficoltà, in questo momento abbiamo ritenuto di precorrere i tempi e quindi di anticipare il Comune i soldi che Regione Puglia ci dovrà accreditare nelle prossime settimane. Si tratta di 213.000 euro, quindi uno stanziamento importante che è stato già erogato nella settimana scorsa a 205 famiglie. Un altro fenomeno molto preoccupante e che mi viene segnalato da un'associazione che si è da poco costituita, Aspide, che raccoglie e unisce i parrucchieri, che in questo momento, come tante altre attività commerciali, vivono un momento di grande difficoltà perché sono fermi, perché sono chiusi, perché non lavorano. Si sono riuniti in questa associazione e hanno fatto sentire la loro voce, l'hanno fatto sentire al sindaco della loro città, ma non solo, l'hanno fatto sentire anche ad altre autorità, il prefetto. Lamentano questo girovagare di parrucchieri ambulanti nelle case che, facendo lavoro in nero, vanno a sottrarre a loro, che sono rispettosi delle regole, utenza e clientela. Bene. Mi sento di far mio il loro grido di dolore, di questa associazione, e di ferma condanna a coloro i quali approfittano di un momento di blocco per fregare clienti e i loro colleghi. È una cosa che anche in questo momento ha dello schifoso. Non ci sono aggettivi diversi, più edulcorati, per qualificare il comportamento di queste persone. Approfittano che coloro i quali hanno un'attività e sono fermi e magari pagano le tasse e magari sono tenuti a rispettare le regole, bene, coloro i quali costituiscono un lavoro sommerso vanno nelle case, magari anche nelle case dei clienti, dei loro colleghi. Siete delle persone che avete il mio massimo disprezzo, perché in questo momento siete dei profittatori delle difficoltà altrui. E qui non c'è nulla di peggio che approfittare nel momento in cui altri sono fermi in stato di necessità e di bisogno. Quindi hanno ragione questi dell'Aspide, è il loro grido che hanno affidato una missiva che mi hanno fatto recapitare nei giorni scorsi, diventa anche il mio grido. Vergognatevi a queste persone, dovete avere vergogna, come quelli che vanno a rubare al ristorante, che vanno a rubare agli anziani, che vanno a rubare a altre attività commerciali. Li considero il vostro comportamento alla stregua di quelli. È un comportamento delinquenziale. È un comportamento delinquenziale. E io mi auguro che nei controlli che le forze dell'ordine nei prossimi giorni faranno, alcuni di voi, su cui mi dicono siamo già sulle tracce, verranno individuati e quindi sanzionati per come meritano. Quindi vi chiedo, prima che qualcuno di voi venga bloccato, perché
questa attività investigativa e di indagine si sta facendo, prima che qualcuno di voi venga bloccato, statevene a casa. Come stanno a casa le parrucchiere, gli estetisti, i barbieri nella nostra città? Quando si soffre e c'è da soffrire, bisogna soffrire tutti insieme. E i furbi devono essere individuati e sanzionati. Allora io rivolgo un appello a tutti coloro i quali hanno l'arte della parrucchiera o del barbiere o dell'estetista, che nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, si sono recati nelle abitazioni delle persone. Vi chiedo, vi faccio l'appello di fermarvi prima che possiate correre altri problemi. Lo dico fraternamente, non lo dico da sindaco, da censore o da sceriffo, perché non sono né uno sceriffo né sono colui il quale vuole dare giudizi su altri, per l'amor del cielo. Mettiamo che ve lo dico fraternamente, perché alcuni di voi sono già stati individuati, sono già sulle tracce. E allora fermatevi prima che questo vostro comportamento scellerato e delinquenziale possa avere conseguenze sul piano sanzionatorio. Evitate di andare nelle case delle persone, anche perché il 4 maggio si è avvicinato e probabilmente, da quel che si sente dire, molte attività dovrebbero riprendere il loro corso, dovrebbero riaprirsi, dovrebbero tornare a svolgersi regolarmente. Vedremo il governo quali deciderà di aprire e quali invece riterrà di continuare a tener chiuso. Vedremo quali saranno le decisioni del governo. Ma in questo momento ve lo chiedo con un appello sincero, fraterno, fermatevi. Cercate di rispettare chi in questo momento si attiene alle regole. Mi rivolgo ai parrucchieri, alle parrucchiere, ai barbieri, agli estetisti che in questi giorni sono andati nelle case delle persone, alcuni dei quali sono già stati individuati, loro forse manco lo sanno. Alcuni di loro sono già stati individuati e si è pronti soltanto a coglierli in flagranza per sanzionarli. Non pensiate di essere tanto furbi, perché poi la città è grande, San Severo, ma non è grandissima. E qualcuno che conosce la parrucchiera che va a casa delle persone, lo sa, la conosce. In qualche caso forse l'ha pure fotografata, uscendo di casa in casa a distanza di mezz'ora, tre quarti d'ora. Allora, questa sorella, io dico, fermati, aspetta il 4 maggio, non andare più nelle case delle persone. Perché, ribadisco, alcuni di loro sono già fatte oggetto di attenzione. Si aspetta soltanto, come suol dirsi, di coglierli con le mani nel sacco. Allora, siccome trattasi anche di ragazze, di giovani che cercano di guadagnarsi la giornata, mi dispiacerebbe che per un atto di furbizia e un atto delinquenziale loro dovessero patire qualcosa di molto grave. E allora vi chiedo di fermarvi, come sono fermi tutti gli altri, e di attendere la nuova decretazione che ci sarà il 4 di maggio. Un'altra cosa, perché ho visto che molti di voi avevano sollecitato l'amministrazione comunale ad avere un pronunciamento rispetto ai ripetitori 5G. Nella settimana scorsa abbiamo adottato una delibera in cui l'amministrazione comunale di San Severo esprime la sua posizione fermamente contraria a questo tipo di insediamento. Diciamo che allo Stato, se la dobbiamo dire tutta, la comunità scientifica non ancora si è pronunciata rispetto alla dannosità di queste installazioni. Ma nel dubbio e fin quando non ci sarà un pronunciamento certo che mette d'accordo tutti gli scienziati e tutti gli studiosi, nel dubbio, per il principio di precauzione, il Comune di San Severo dice no. Nel momento in cui la comunità scientifica dovesse arrivare a conclusioni differenti, questa posizione verrà rivista, rivalutata e rianalizzata. Allo Stato, siccome non sono d'accordo tra di loro,
noi diciamo comunque no, nel dubbio non vogliamo correre alcun rischio. E quindi, recependo anche alcune segnalazioni e alcune sollecitazioni di molti di voi, abbiamo adottato questa delibera in cui esprimiamo una posizione contraria ai 5G. Vi dico subito, ma non voglio anticiparvi, che a queste misure ne seguiranno degli altri. Nella prossima settimana noi adotteremo altre delibere in cui andremo a studiare altre misure a sostegno delle famiglie, altre misure per aiutare i nostri nuclei familiari che in questo momento si trovano in uno stato di difficoltà e di disagio. Non vi anticipo nulla perché non voglio alimentare alcuna aspettativa, però siamo già pronti e non appena adotterò queste delibere ve ne darò notizia, perché ognuno di voi, coloro i quali naturalmente ne hanno diritto, possano accedervi e fare domanda. Noi stiamo cercando di fare il massimo, questo lo voglio ribadire ancora una volta, stiamo cercando di fare fino in fondo il nostro dovere, ma tutto questo sforzo ha bisogno della vostra collaborazione, tutto questo sforzo ha necessità che voi capiate che dovete rispettare le regole, perché sennò qua non sapremo il giorno e l'anno in cui ne verremo fuori, non lo sapremo, nessuno lo può dire. Oggi si brancola nel buio, nell'incertezza, un'incertezza che è dilaniante per voi, perché io immagino la persona che non lavora, che sta a casa e che sta preoccupato perché non sa quando potrà ricominciare, non sa quando potrà riprendere la propria attività, e oggi non c'è nessuno che può dirglielo, né il sindaco e neanche il capo del governo, perché la situazione è in evoluzione e devo dire che per la nostra città l'evoluzione di questi ultimi giorni è fortemente, pesantemente negativa. Raccontiamo oltre 100 casi positivi, ribadisco al 22 di aprile, quindi in questo dato non è neanche aggiornato, e credo che gli aggiornamenti, se il trend si conferma, saranno di numeri ancora più pesanti di quelli che vi ho raccontato. Allora, cari cittadini, noi ce la stiamo mettendo tutta, ci stiamo dedicando con passione, facendo fino in fondo il nostro dovere. Certo, quando uno fa può anche commettere degli errori, l'importante è che lo commette gli errori in assoluta buona fede e trasparenza. Noi stiamo cercando di fare il massimo possibile. E devo dire che in questo momento nulla, davvero nulla, possiamo rimproverarci. Non c'è una cosa che avremmo potuto fare e che non abbiamo fatto. Tutto quello che potevamo fare, stante le nostre risorse, lo abbiamo fatto e continueremo a fare. E faremo anche le nostre attività di diplomazia politica perché ci possano essere ulteriori stanziamenti da parte dell'amministrazione regionale, magari anche da parte del governo, perché mi rendo conto che queste misure che sono state varate dal governo sono dei palliativi, sono misure tampone, certamente non rimettono in pista un nucleo familiare che è in difficoltà, ne va soltanto a soddisfare momentaneamente l'esigenza alimentare, ma non sono misure di lungo respiro. Io mi auguro che il governo possa nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, prevedere misure di maggior respiro che possano ridare una prospettiva almeno di medio termine alle nostre famiglie. Adesso state sicuramente seguendo tutto il dibattito nazionale per quanto riguarda questo approvvigionamento di risorse da parte dell'Europa. Io mi auguro che questo approvvigionamento avvenga subito e che possa essere messo a disposizione delle famiglie e delle imprese che non possono aspettare. Quindi anche questo dibattito lungo, se è giusto, se non è giusto, mi sembra stupido. In una famiglia, quando c'è uno stato di necessità, si ricorre ad ogni misura idonea a mantenere in piedi la propria famiglia, a sostenerla. Quindi bene fa il governo se ricorre a queste misure di finanziamento presso la Comunità Europea. Ma questa è la mia posizione, che vale quel che vale. I ringraziamenti. Voglio ringraziare l'azienda Cara Nonna di Giovanni Pazienza, che ha donato due bancali di pasta al COC. Voglio ringraziare l'azienda Barilla di Foggia, che ha donato al comune di San Severo 200 kg di pasta. Voglio ringraziare
tante aziende che in questo momento, pur chiedendo l'anonimato, si stanno mettendo a disposizione del COC, dell'amministrazione comunale, per soddisfare i bisogni dei cittadini di San Severo che sono in stato di difficoltà. A voi dico di rispettare le regole. Mi sarei dovuto arrabbiare, non mi sono arrabbiato questa volta, non ho urlato, non ho strillato, però la gravità e la pericolosità della situazione non si misura dai decibel della voce del sindaco. Se urla di più è grave, se urla di meno è meno grave. Oggi non ho urlato, però vi posso garantire che sono molto molto preoccupato, sono seriamente preoccupato, perché non si riesce ad invertire il trend dei contagi nella nostra provincia. E siamo in controtendenza anche ad altri comuni, non capisco perché. Non capisco per quale motivo il nostro comune debba vestire la maglia nera. Dopotutto ci stiamo cercando di fare tutto il possibile, e però risultati, cari concittadini, non se ne vedono. E allora, più che gridare ci vogliono i controlli che non potremo mai dare, cercate di segnalare situazioni anomale, ma soprattutto con i vostri amici, i vostri conoscenti, di ammonire, di condannare, di fargli capire che sono dei cretini se il 25 di aprile si riuniscono a pranzo, che sono dei cretini, non degli eroi o dei furbi o persone particolarmente intelligenti, se la domenica si radunano a casa del papà, della mamma o del fratello, del cugino. Sono dei cretini, perché fanno del male a loro stessi e rendono vano lo sforzo di tanti, anzi tantissimi, di voi che stanno a casa. Io non so più come dirvelo, come farvelo capire questo. Lo continuerò a dire perché è mio dovere farlo, sperando che le prossime proiezioni della prefettura ci raccontino qualcosa di migliore, qualche numero inferiore rispetto a quello che vi ho dato adesso. Allora, cari concittadini, rispettiamo le regole, altrimenti qua non ne sappiamo quando venire fuori. I cittadini bisognosi, da stasera è disponibile fino al 4 di maggio un link per produrre domanda per i nuovi contributi. Consultate il sito istituzionale con gli elenchi degli esercizi commerciali che sono già attivi. I soldi vi arrivano direttamente sulla tessera sanitaria, che funzionerà come un bancomat presso gli esercizi commerciali che sono accreditati. Se avete problemi, difficoltà, informazioni, richieste di delucidazione, da lunedì 0882 339 442. Il contributo è spendibile fino al 31 luglio, naturalmente i beneficiari sono residenti e coloro i quali hanno domicilio, saranno esclusi coloro i quali sono irreperibili, cioè non risultano ufficialmente nelle liste anagrafiche del Comune di San Severo. Quindi dispiace per tanti abusivi, ma purtroppo per loro, anche se sono bisognosi, in questo momento per la legge e per il Comune di San Severo non sono residenti e persone domiciliate a San Severo. Dispiace per coloro i quali hanno abitazioni fittizie o abusive, posso dirvi che loro non saranno beneficiari di questi contributi e di questi aiuti, perché comunque per le liste anagrafiche del Comune di San Severo loro non sono né residenti né domiciliati nel Comune di San Severo. Vi ringrazio e buonasera a tutti.